Grazie per essere qui, grazie al Festival per l'invito. Io vengo da Berlino, dove lavoro, faccio la corrispondente, dove domenica scorsa ci sono state delle elezioni, quindi io forse partirei da qui, perché sono elezioni cruciali per parlare del tema di stasera, perché sono elezioni in cui, come sapete, Angela Merkel è uscita ancora una volta vincitrice con il 33%, che ormai per le Volkspartei, i partiti di massa in via di sparizione in tutta Europa, è un risultato ragguardevole, però comunque in calo di 9 punti, quindi molti politologi in Germania dicono gli ultimi 4 anni di Angela Merkel potrebbero diventare più difficili. E in questi 4 anni sappiamo che uno dei progetti più ambiziosi è quello annunciato poco dopo un'altra elezione importante, quella dei presidenziali francesi a maggio, dove è uscito vincitore Macron. Io partirei da qui, Romano Prodi, professor Prodi, perché siamo naturalmente in una fase ancora molto prematura per fare davvero delle previsioni sul prossimo governo. Si parla adesso di una coalizione a 3 con i liberali e con i verdi, però intanto le chiederei un'analisi di questo voto e di proiettarsi un pochino in avanti e capire che cosa può significare per il progetto di rilancio dell'Eurozona. Ma io, a differenza di molti, anzi della quasi totalità dei commentatori, ho provato, non dico una certa soddisfazione, non è vero, ma una naturalità in questi risultati, perché la Germania era rimasto l'unico dei grandi paesi europei a non vedere la crisi dei grandi partiti. E io non mi spiegavo l'anomalia tedesca, pur con un sistema proporzionale voi in Germania avevate. Così sei contento adesso, finalmente? No, finalmente abbiamo, no, ho detto che sparsa dei partiti di massa dappertutto. Ho detto che razionalmente non mi spiegavo la situazione precedente. Guarda che importante, cioè questo discorso della dissoluzione dei partiti dappertutto non è secondaria. Io in Germania era l'unico posto in cui trovavo i ragazzi che si iscrivevano ai giovani socialisti o ai giovani democristiani, diventavano capo della sezione, poi consiglieri comunali, poi andavano per il Länder, poi queste cose che da noi avvenivano 50 anni fa o 40 anni fa. Non ci sono più in Francia, non ci sono più in Spagna, non ci sono più in Italia. Allora, ecco, queste elezioni mi hanno detto, allora la Germania è uguale agli altri. È normale, quindi non ne ho tratto. Le quasi italiani anche loro. Beh, meno, perché ancora i gruppi antisistema sono ancora minori di quelli che non si trovano in Francia o in Italia o in Spagna, ecco, proprio quantitativamente, anche se hanno degli aspetti particolari che possono destare preoccupazione. Quindi io non ho visto con sorpresa queste elezioni, certamente conseguenze ne hanno, ma più per i rapporti fra i due partiti della precedente coalizione, cioè il fatto grosso è stata la demoralizzazione dei socialdemocratici, che ha detto con questi compagni noi perdiamo le elezioni sempre, no? Essendo i partner giovani, junior partner, cioè i partner più deboli della coalizione. Questo è un fatto grosso, perché produrrà una opposizione molto più organica, molto più sistematica, la complessità del governo, perché sarà un governo a 3 o un governo a 2, i due partiti junior, cioè i partner minori fra di loro, sono i più lontani possibili delle coalizioni politiche non estreme. Quindi il problema di formare il governo non sarà un problema da poco, però quando mi dicono ma arriverà il liberale che sarà severissimo, o dico più severo di quello che c'era prima, cosa volete, che ci picchi sulla testa con la bacchetta? No, ma dico, quindi sotto questo aspetto non cambierà molto, ecco. Però diciamo è vero che hanno tenuto, diciamo così, i partiti, ma la SPD ha incassato il peggior risultato della sua storia. Insieme hanno il 20% di voti in meno delle ultime elezioni. Esattamente. Ma scusate. E allora vorrei chiedere solo una cosa. Ma la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista che non ne hanno più, non ci avete mai pensato? Sì, no, ma quello che dico, si chiama Democrazia Cristiana, quella tedesca. Esatto. E ne ha 33. A lei che è riuscito. È l'unico uomo che è riuscito a riunire il centro-sinistra in Italia. Vorrei chiedere una cosa su questo, perché
Uno degli errori di Schulz, secondo alcuni, è stato il fatto di segnalare molto chiaramente la totale indisponibilità a fare una coalizione con la Linke, che come sapete è la sinistra radicale in Germania, ma ormai è una sinistra radicale molto diversa rispetto a quella che è uscita poco dopo la caduta del muro, no? Questo lo voglio chiedere anche a Ivo Diamanti. Cioè, questa mancanza di alternative per un elettore del socialdemocratico che poteva solamente votare Schulz sapendo che poteva arrivare primo ma avrebbe potuto solo coalizzarsi con la Merkel, non è stato anche questo un errore? Non dare alcun, come dire, spiraglio a un governo eventuale rosso-rosso-verde, cioè SPD più Linke più Verdi? Ma perché non c'erano i numeri? Allora, l'altra volta c'erano nel 2013. Beh, ma stavolta c'erano tutti i dati elettorali, vuol dire noi possiamo anche avere un'idea di una coalizione, ma quando la gente è convinta che poi non ha i numeri, non è che questa idea vada avanti forte. Ecco. Io credo che non avesse molta alternativa nella sua campagna elettorale. Ha avuto un momento di forza quando è stata una novità personale. E poi la Merkel il governo lo sa tenere, non è mica una bambina, ecco, questo è il problema. E sempre, guardate che quasi sempre, nelle alleanze in qualche modo forzate, si vota per il fratello maggiore e non per il fratello minore. È una regola generale, no? Come quando uno si rincorre il programma dell'altro partito, no? È inutile, quello che lo ha fatto per primo viene votato. Questa è una lezione da prendere anche in tante altre occasioni, ecco. Diamanti. Intanto ti faccio dopo un'osservazione che riguarda la tua esperienza. Sei tu che hai di fatto, ed è un merito, condotto a termine l'allargamento dell'Unione Europea, dove adesso abbiamo i principali, tra virgolette, avversari della democrazia come l'abbiamo conosciuta. Te la pongo, se posso, su un altro piano. No, puoi andare anche più brutale. No, io sono gentile, se sono come dire, qualcuno non lo sa magari, ma anzi voi non lo sapete, nessuno lo sa, ma io sono allievo del suo consigliere maggiore, sono allievo di Arturo Parisi, quindi faccio fatica a trattare male il consigliato. Sei veneto, quindi sono no, morto. Sai che sono piemontese? Ecco, tanto caramba che sorpresa, tanto un po' tutti. Spiego, sono piemontese e ho vissuto in Liguria, poi sono arrivato adolescente in Veneto, evidentemente con mio padre, e da allora passo metà della vita, visto che insegno in due università diverse, a Urbino un semestre e un altro semestre lo faccio su a Parigi. Quindi ogni tanto passo per il Veneto, per casa mia, mi vedono e dico: il professore c'è, il professore, perché io un tempo mi ho fatto per sopravvivere, dovete sapere, ciascuno ha i suoi vezzi, i suoi vizi, io non sono per fortuna Romano Prodi, e quindi mi conoscono. Grazie della fortuna. No, dai, mi hanno accusato di essere quello che ha, tra virgolette, inventato e traminato le primarie a suo tempo, certo, con certo. Il Partito Democratico, il passaggio dall'Ulivo dei partiti al Partito dell'Ulivo, quindi così non è difficile. No, per fortuna mia non ho gli incarichi, gli impegni e i carichi di Romano Prodi, lo scelto, e poi non mi conoscono come te, non sono mediatico e mediale come te, però tanto è vero che io per nascondermi cammino regolarmente, come ho scritto una volta nelle mie mappe, nelle mie bussole, non siete tenuti a sapere che differenza ci sia tra le due, sono diverse rubriche che io gestisco su Repubblica, le mappe sono quelle serie e le bussole sono quelle dove mi permetto un po' più disinvoltura, di essere meno serio, per questo non scrivo quasi più bussole, perché sono tempi in cui è difficile prendere le cose, però appunto spiegavo come io per nascondermi, per dissimularmi, camminavo, ho sempre camminato quando sono a casa mia, attraverso i quartieri con il cane, e faccio finta che nessuno mi conosca, finché un giorno sono andato a camminare da solo, e allora
in due mi guardano, professore, dove sei il cane? Questa è la cosa. E questo mi ha fatto capire che nonostante io non sia Romano Prodi, in qualche modo mi hanno identificato. È una metafora di Merkel e Schulz, no? No. Dove è il torniamo per un momento all'Europa. No, è una questione su cui... No, ma venendo però alla... Se posso così almeno arrivi... Cioè, io sarei abbastanza più radicale nella lettura di quello che sta avvenendo in Europa. Cioè, quello che sta avvenendo dal mio punto di vista e di cui noi siamo stati anticipatori. In Francia parlano le laboratoire italiani, il laboratorio italiano, perché quello che avviene da noi capita successivamente altrove. Io mi ricordo di aver seguito prima di altri, ad esempio, il fenomeno della Lega. E il laboratorio italiano è la Sicilia, no? Questo lo lascio dire a te, e auguri, quindi prepariamoci. Qualcuno ha scritto Berlusconi e Trump. Scusa? Qualcuno ha scritto Berlusconi e Trump. Cosa vuoi? No, o troppo? Berlusconi ha cominciato prima di altri, se già la mediatizzazione era implicita nella democrazia, perché... filosofo francese molto noto, Ben Manin, parlava dell'affermarsi della democrazia del pubblico, ma ancora agli inizi degli anni 90, diciamo che quello che fa Berlusconi non lo fanno altri, lo fa direttamente, lo interpreta, ma guardate che come le facciamo noi le cose non le fa nessuno. Quando noi parlavamo dei partiti di massa, insomma, partiti di massa come in Italia, non c'era da nessuna parte, partiti di massa senza alternanza, ma vi rendete conto di cosa significasse allora l'appartenenza fino agli anni 80, quando tu andavi a votare a sinistra, se eri di sinistra, e sapevi che tanto non avresti governato, tanto non saresti mai stato, a meno che non ti fossi adattato a un compromesso più o meno storico. Bene. Il problema di oggi è che quello che noi abbiamo già sperimentato e stiamo già vedendo da tempo è che abbiamo un cambiamento che è sistematico della democrazia. Cioè, noi non abbiamo più di fronte una prospettiva nella quale l'alternativa significhi anche alternanza. L'alternativa rappresenta i partiti delle due grandi culture e delle due grandi esperienze storiche, di sinistra e di destra, entrambe riformiste, che noi soli chiamiamo centrodestra e centrosinistra, perché per noi sono parole che non si dicono mai in modo così netto, destra e sinistra, no, centrodestra, centrosinistra. Ricordo quando a Parigi parlavo del centrodestra, dicevo di destra e sinistra, e no, per noi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, destra sì, ma temperata, sinistra sì, vabbè, ma con la DC. Questa, oggi noi i partiti di massa non li abbiamo più. Guardate che l'alternativa in Francia, io ero a Parigi a seguire quella, la presidenziale, la prima, beh, i primi due sono spariti, qua almeno i primi due partiti sono ancora i primi due partiti, e quello che sta avvenendo è un'alternativa tra la destra democratica e i partiti cosiddetti populisti, questo dappertutto. Volevo chiedere a Prodi però, non pensa che, non lo dico io ovviamente, lo dicono politologi, grazie mille. C'è stata una socialdemocratizzazione del Partito Cristiano Democratico in Germania, no? Che ha consentito a Merkel in questi anni di rosicchiare, di cannibalizzare SPD, anche altri partiti liberali, eccetera. Anche lei pensa che questo sia uno dei successi di Merkel? In fondo è una cancelliera conservatrice che però ha fatto i matrimoni gay, ha fatto il salario minimo, ha tolto la leva obbligatoria per i militari, ha fatto delle cose in questi ultimi 12 anni che scritti su un programma sarebbero la felicità di qualsiasi partito progressista, no? Infatti l'accusano che la sua convergenza verso il centro abbia ingrassato la destra. Vabbè, lei bisogna fare una scelta, secondo me ha fatto la scelta più intelligente possibile, ha seguito il mutamento del paese, lo ha accompagnato e ha vinto le elezioni, ecco. Però, ripeto, con questa trasformazione, per cui nelle prossime elezioni in Germania è molto probabile che si trovi in una situazione italiana con dei grossi problemi, perché loro hanno la legge proporzionale, non hanno la legge francese che regola tutto, perché noi dobbiamo sempre tenere nella nostra mente
che se la Francia avesse avuto la legge elettorale italiana non avrebbero nessuna possibilità di governo, nessuna. Questa è la realtà dei fatti. Ecco. Poi la legge elettorale è lo strumento non per fare la fotografia a un paese, ma per permettere un governo. Queste sono le regole. O per non permetterlo. Penso al cosiddetto Porcello, non serviva a far vincere qualcuno, ma non far governare l'altro. Dai. Comunque la tendenza, quelli che sostengono il proporzionale dicono fotografa la realtà del paese, d'accordissimo, però noi non abbiamo bisogno di fotografie, abbiamo bisogno di governo, questa è la differenza. Di unità del centro-sinistra che adesso tutti cominciano a reclamare in Germania, in Italia si può fare? Ma io ho tentato tanto a luglio di mettere un po' di colla, no? Ho comprato dei vasetti di colla, ho fatto tutto questo mestiere, non ha avuto un grande successo, ecco. Però come dicevano allo stadio di Bologna 30 anni fa, dicevano Pivatelli insistisci, e quindi bisogna insistere, ecco, su questo, ma il successo non è. Però un attimo, prima hai detto dell'allargamento, visto che facciamo questi discorsi a chiasse, no? Perché, guarda che oggi se noi vogliamo due esempi, cioè io parlo del passaggio dal populismo alla popolocrazia. Sì. La popolocrazia avviene nel momento in cui diventa il populismo una componente del governo, sì. E di chiunque voglia governare. Polonia e Ungheria. Esattamente, Polonia e Ungheria sono i populismi al governo. Però, guarda, prima di tutto facciamo l'analisi vera, seria. Cade il muro di Berlino, chiude Bottega l'Unione Sovietica. Una nota, ti interrompo di nuovo, tu hai visto la mappa delle elezioni tedesche, del voto, tu hai visto la ex, nel 30% sapete la ex Germania Est, là ci sono dei Länder dove 37% esattamente, vanno oltre il 30%. Ma Volkspartei è un partito di massa, assolutamente. Però dicevo, cade l'Unione Sovietica, cade il muro di Berlino e si crea il voto, e lì a Bruxelles si dice ma cosa facciamo? I voti vanno riempiti, il treno della storia passa una volta sola, e io avevo un po' la guida generale di mettere 5 paesi in 10 anni, abbiamo fatto 10 paesi in 5 anni, per fortuna, perché pensate alla Polonia se fosse come l'Ucraina oggi, pensate, in fondo abbiamo questi regimi populisti finché vuoi, però tutto sommato non ci sono guerre, non ci sono tragedie, non ci sono... Io addirittura dico, allora era politicamente impossibile, ma se avessimo messo dentro subito i paesi dell'ex Jugoslavia risparmiavamo delle enormi tragedie all'Europa. Poi i problemi politici, è chiaro, sono complicati, si devono gestire, però sono minori rispetto a quelli che avremmo avuto se non avessimo preso questa decisione. Ripeto, pensate all'Ucraina, che è rimasta lì mezzo. Poi ci sono stati altri errori, secondo me, che derivavano da un fatto stranissimo. Quando andavo a negoziare con questi paesi, allora dell'Unione Europea ne importava, ma fino a un certo punto, la loro ossessione era la NATO, e lì l'errore è stato quello di portare la NATO fino ai confini della Russia, e ha creato quindi le tensioni successive. L'ultimo atto del mio governo, anzi avevo già avuto il voto di sfiducia, è stato al vertice di Bucarest della NATO, in cui io con la Francia e la Germania ci siamo opposti, vista l'esperienza che c'era, ad estendere la NATO in Georgia e in Ucraina. Perché sarebbe successo l'ira di Dio. Cioè il problema non è l'allargamento, è la poca saggezza con cui si è gestito questo problema. Non tocchiamo la guerra in Iraq, che cosa ha comportato per la Russia, non, perché queste cose sono frutto di errori che ci portiamo ancora dietro, no? Per cui abbiamo adesso la situazione di avere buttato la Russia in braccio alla Cina, che storicamente, vuol dire, per l'America non ha senso,
non ha senso storicamente, capisci? E tutti questi errori si pagano, ma almeno l'allargamento ci dà un'Europa che ha una sua dimensione, una sua struttura. Ecco. Però è un'Europa che in qualche modo è venuta fuori, una differenza, chiamiamola, culturale molto grande, no? La NATO, credo il motivo sia perché naturalmente in questi paesi era profondissima la paura della Russia, no? Però sono anche paesi in cui generazioni sono cresciute non sapendo assolutamente, non avendo introiettato come noi un'idea di Europa, un'utopia di Europa. Poi è arrivato, io posso parlare solo per il reportage che ho fatto naturalmente nella Germania Est. Germania Est, i partiti tradizionali sono sentiti come partiti importati. Loro dicono, voi non siete, e tant'è vero che il mio timore è che adesso con una coalizione di cristiano democratici, liberali e verdi, per loro sia ancora di più la percezione di una in qualche modo di qualcosa di importato e di imposto. Voglio solo aggiungere un dato a quello che diceva poco fa Diamanti. Se si aggiunge a questo 20-30% di AfD la Linke, che è un partito lì ancora in qualche modo di sistema perché sono gli eredi dei comunisti, eccetera, si arriva a un 50% di tedeschi dell'Est che hanno votato in un modo o nell'altro un partito che dalla Merkel è stato dichiarato fuori dall'arco costituzionale. Cioè Merkel ha detto Linke e AfD non possono governare questo paese. E metà, e un 15% di elettori, una metà di quel 15% ha votato esattamente questi partiti. Quindi voglio dire, c'è un problema anche, chiamiamolo antropologico, proprio di percezione diversa dell'Europa, dell'Occidente. Ecco, non so, lo chiedo anche a Prodi, noi siamo tutti cresciuti guardando Occidente, no? Andando a studiare in America, in Inghilterra, eccetera. Ma lì che cos'è? Che cosa ha significato per loro la democrazia, la conquista della libertà? In Germania Est, per esempio. Voi sapete, adesso se utilizziamo, anche se è oggetto di discussione sia accademica sia al di fuori dell'accademia, cioè se noi, voi sapete, se noi misuriamo su base europea il peso elettorale dei partiti populisti, possiamo discutere a lungo su cosa significhi questo, ma anche tecnicamente tali, cioè coloro che di fatto emergono sulla base di una personalizzazione forte, la frattura tra il popolo e gli altri, e in una certa misura vanno oltre la democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa per definizione è mediata. E io non a caso parlo di democrazia immediata. La democrazia immediata non è soltanto la democrazia dove io voglio che ciò che dico avvenga adesso, qui, subito, ma è la democrazia senza mediazione. Se voi fate un po' di conti in Italia su cosa significhi, quanto pesino questi partiti, siamo oltre il 50% degli elettori. Cioè, in realtà, se andiamo a vedere quello che è avvenuto in Francia e mettiamo insieme, guardate, non soltanto la Le Pen e il suo Front National, ma Mélenchon ad esempio, che è assolutamente, noi siamo mica tanto lontani da questo, però posso utilizzare la mia deformazione personale dal punto di vista dell'ottica, della prospettiva. Cioè, io sono uno che guarda sempre la politica attraverso il territorio e non a caso utilizzo per le cose che scrivo marchi come mappe, atlanti, bussole, quindi ho sempre a che fare con quelle. Vabbè, dal punto di vista del rapporto con il territorio noi abbiamo un cambiamento, cioè Romano, il problema dal mio punto di vista è che quanto veniva detto fino adesso, c'è una differenza, bene o male, quando noi abbiamo immaginato la democrazia come l'alternativa fra forze politiche compatibili, però erano forze politiche che, scusatemi, interpretavano una struttura sociale ben definita, classi sociali differenti, cioè la destra era la borghesia, media, alta o bassa, quello che vuoi, ma la borghesia. Dall'altra abbiamo i ceti bassi e la classe operaia. Ma allora, oggi noi siamo in tempi nei quali, ho sempre seguito l'autodefinizione e percezione
dei cittadini. La maggioranza dei cittadini non si differisce, non si definisce più ceto medio, ma medio-basso o addirittura classe operaia, anche se la classe operaia non c'è. Qual è la differenza? La differenza è che un tempo, se voi guardavate la struttura sociale dei partiti di sinistra, o sedicenti tali, e lì c'erano i ceti bassi, e lì c'era la classe operaia. Pensate che sia ancora così adesso? Pensate che sia ancora questa? Infatti io preferisco di nuovo, ancora, a maggior ragione, la mia metafora spaziale, che è quella centro-periferia. Oggi abbiamo delle rivolte di vario genere e tipo, delle periferie nei confronti dei centro. A volte coincidono con la dimensione territoriale, a volte no. Però guardate, in Francia, il Sevipov, che è un centro studi analisi di Sciences Po, ha costruito un modellino matematico attraverso il quale calcolava il voto al Front National. Front National aveva un voto che era parametrato sulla distanza dai centri urbani maggiori. Cioè, via via che tu ti allontanavi dai maggiori centri urbani, andavi in periferia, tanto più cresceva il voto alla Le Pen. Vogliamo vedere il voto della Brexit? A Londra non hanno certo votato Brexit. Trump? E Trump, guardate la mappa degli Stati Uniti del voto, voi vedete chiaramente dove ha vinto la Clinton. California da un lato, Washington e New York dall'altra, in mezzo sono le periferie, ma le periferie non sono le periferie degradate, è la periferia di chi si sente deprivato e lontano dal potere. Questo è il problema, e da questo punto di vista i modelli a cui abbiamo fatto riferimento in passato, della democrazia dei socialisti tra virgolette democratici e dei da un lato e dei liberali, che potranno anche essere democristiani compatibili con gli altri, beh, questa non, probabilmente non serve, non ha più. In Francia la classe operaia non vota più da tempo per i socialisti, tantomeno per i comunisti, vota per la Le Pen. Ecco, io credo che ci sia un problema, quello di interpretare queste periferie, e che i partiti cosiddetti di massa, se anche non ci sono più, però dovrebbero interessarsi delle masse. Ma se non ci sono più, non ci sono più anche perché si sono assolutamente allontanati. In Germania così, la SPD ha perso tutto il voto operaio che è andato alla FD, sono molto sindacalizzati. Però voi dimenticate che non ci sono più e quindi non possono ricostruirsi, perché non ci sono più i gruppi giovanili, non ci sono più le riunioni, non ci sono più le aggregazioni. Questo è il vero. Cioè non abbiamo più speranza, la politica è finita. No, si può ricostruire, ma in altro modo. Cioè non c'è più speranza che il partito organizzato in modo tradizionale, per questo che dicevo, mi stupivo che in Germania c'era ancora proprio, e i ragazzi partivano con questa idea. Oggi non trovi mica il ragazzo che ha il desiderio di andare a dibattere nella sezione del Partito Democratico o di Alleanza Nazionale, non c'è più. È per questo che dico, l'aggregazione, questo tipo di aggregazione è definitivamente finito. Ecco, le nuove non lo so, perché poi questo si unisce alla cosa che più mi preoccupa, cioè il comune desiderio di autorità che c'è in tutto il pianeta, dai paesi comunisti, che già ne hanno abbastanza, a tutti gli altri paesi. C'è negli ultimi anni una trasformazione totale, no? In Cina il potere dei Xi è aumentato fortemente, non solo esercito, governo e partito, ma anche i servizi segreti, l'economia, le banche, tutto è accentrato. In Russia non ne parliamo, in Egitto, in Turchia, nelle Filippine, basta che il presidente ne ammazzi qualcuno, sono tutti contenti, capisci? Le elezioni di Trump, con tutti fortunatamente i bilanciamenti che ha la democrazia americana, che è fortissima, però è un desiderio di autorità, è una finale autorità. E questa tendenza in Africa è totale. Noi ci siamo vantati con le statistiche anche ONU, tanti paesi in più hanno fatto le elezioni, eccetera. Guardate che nella maggioranza dei paesi in cui ho avuto esperienza, vincere le elezioni significa avere il diritto di
un controllo patrimoniale dello Stato, per cui le tensioni di quest'anno in Africa sono soprattutto di presidenti che secondo la Costituzione non dovrebbero essere più rieletti, ma che violando la Costituzione vogliono essere rieletti e che vengono rieletti. Cioè, questo è il grande problema che mi preoccupa, per cui anche nella Polonia, anche nell'Ungheria c'è una delega. Allora andiamo anche noi verso questa delega. Qui è un punto interrogativo perché non so dare una risposta, però di solito non siamo isolati da questi grandi movimenti del mondo. Ecco, tu che fai di mestiere lo studioso, potrai dare qualche accenno di risposta. Io vedo con angoscia l'allargarsi di questo problema. E in fondo anche i partiti populisti nascono tutti con una delega. È interessantissimo questo. Se sono partiti, non sono, anche se sono antipartiti, sono partiti. No, perché la delega nei partiti esisteva il dibattito nonostante tutto. Sai, questi delegano completamente. Un partito nel momento in cui accetta i voti e va in Parlamento, accetta la democrazia rappresentativa. Il Movimento 5 Stelle nel momento in cui si dice un non partito, però di fatto accetta di andare nelle assemblee rappresentative, che è un partito. Questa sarà Martisi, anche tecnicamente. Martisi, no, però io giudicavo l'aspetto della, però una delega è un uomo solo, ecco, del risolvere il problema con la delega, assoluta. Questo è una cosa veramente abbastanza nuova, no? La Russia è un paese in cui i dibattiti ce n'è. Ma la delega a Putin è totale. Ma posso chiedere se non ha a che fare esattamente con quello che diceva lei poco fa della crisi della democrazia rappresentativa? Perché in qualche modo si saltano tutti i corpi, cioè i corpi intermedi vengono delegittimati, come fa appunto il Movimento 5 Stelle dalla sua nascita, no? Vengono distrutti e quindi non resta che la delega all'uomo solo. Esatto, questo è il vero problema che noi dobbiamo, per cui dobbiamo ridiscutere i fondamenti della democrazia. La democrazia è importante, ecco. E come si fa? Da dove si comincia? Davvero dalle sezioni? Sì, bisogna stare attenti però perché ci sono i paradossi. Io sistematicamente con Demos, con l'Osservatorio di Pavia, con la Fondazione Unipoli, sono ormai da parecchi anni faccio indagine su 8 paesi europei dove di fatto misuriamo sostanzialmente questi fenomeni, cioè il rapporto lo chiamo l'osservatorio sulla incertezza, nel senso che misura gli indici di fatto di insicurezza, le fonti di insicurezza. Vi sottolineo un fatto che almeno l'anno scorso, nel rapporto del 2016, la Germania era il paese col più alto indice di insicurezza dettato dall'immigrazione, molto più di noi. Non era ancora partita la vera ondata delle nuove immigrazioni dall'Africa, però era il paese che anche per quello che era venuto da est, esattamente da est, i Balcani, assolutamente 1,2 milioni, no? Però maggiore indice. Però il paradosso qual è? Che questi paesi a cui abbiamo fatto riferimento, compresa l'ex Germania Est e i paesi dell'Est, io monitoro, noi monitoriamo sistematicamente Ungheria e Polonia, che sono i casi più interessanti, sono quelli che sostanzialmente sulla necessità dell'Europa futura erano maggiormente d'accordo. Cioè il paese più, tra virgolette, euroscettico resta da sempre... Per i soldi. Certo, però viene riconosciuto, cioè guardate che non è che esista, cioè Altiero Spinelli ha qualche anno rispetto a noi ormai, non solo per ragioni meramente ideali, tant'è vero che quale pensate sia la motivazione principale tra quelle che noi indichiamo per essere tra virgolette europeisti, cioè dalla parte dell'Europa? La risposta tipo è come in Italia, cioè a noi l'Europa non piace, no, non piace. L'euro vi piace? No, non ci piace. Vorreste uscire dall'euro? Manco morti.
vorreste uscire dall'Unione Europea, ma siete scemi? Cioè, perché? Perché non sappiamo cosa succederebbe poi, perché abbiamo paura di quello che avverrebbe dopo. Allora, siamo europei e europeisti per paura, questa è la c'è il motivo per cui abbiamo fatto l'allargamento, perché questa paura non diventasse tragedia. Finché rimane paura, alla fine prendere decisioni politiche. Ma tu puoi costruire un soggetto, non dico soggetti politici e politiche, e quindi un futuro solo utilizzando la paura, tenendo conto, guardate, che la sicurezza è fondamentale, da sempre, come fondamento, è fondamentale come fonte e come base del consenso. Io però ritengo invece che quello che in futuro darà energia all'Europa sarà proprio la paura di Cina e di Stati Uniti. Sono convintissimo che più questo mondo diventa globale, più questi due giganti sono attivi in politica estera, la via della seta, le scorrerie di Trump, più l'Europa. Io credo che Trump stia dando un grande contributo all'Unione Europea. È un europeista, gli diamo prego. Perché, guardate, perché l'Unione Europea, dicevano, ma abbiamo l'America che ci difende, stiamo tranquilli, cerchiamo di fare cose. Adesso, con questa imprevedibilità del presidente americano, anche la Germania fa il discorso, via pur che ci mettiamo assieme, perché non si sa mai nel futuro. Poi io sarò economista, ma io sono angosciato dai cambiamenti di potere dei grandi protagonisti dell'economia mondiale. Voglio dire, ogni volta che vado a parlare, e so che sono diventato noioso, so che ripeto queste cose, ma proprio come Catone il censore che andava nel Senato romano con i fichi freschi che venivano da Cartagine, diceva: dobbiamo distruggere Cartagine perché questi sono fichi freschi, sono arrivati da Cartagine, abbiamo uno che diventa troppo potente vicino a noi. Così oggi dobbiamo renderci conto che ormai i rapporti di forza, se non ci mettiamo assieme, stanno spostandosi a una velocità enorme. Sta succedendo come nel Rinascimento. Gli stati italiani erano i primi in tutto, nell'arte, della guerra, della pace, della banca, di tutto l'universo mondo. È avvenuta la prima globalizzazione, non ci siamo messi assieme, siamo scomparsi per 4 secoli dalla carta geografica. Oggi la Germania, la Francia, l'Italia sono nella stessa situazione. Quali sono le nuove caravelle che non riusciamo a costruire? Non so, vedete l'arsenale di Venezia, voi vi accorgete che dovevamo perdere, perché non ci stavano i nuovi bastimenti, le nuove caravelle che giravano il mondo. Oggi ci sono già, sono Google, Apple, Alibaba, sono tutte queste cose che sono tutte americane o cinesi, non ce n'è una europea, e hanno una profittabilità e una capacità di influenza che è colossale. Cioè noi, l'Unione Europea ha obbligato Apple a pagare 13 miliardi di imposte all'Irlanda perché sostanzialmente non pagavano le imposte. Vabbè, a parte poi gli avvocati quando si sono messi in mezzo, che non so assolutamente se le pagheranno, anche perché il governo irlandese non le vuole, ma 13 miliardi, abbiamo fatto un vanto continentale. Poi andate a vedere il bilancio dell'Apple, hanno 258 miliardi di liquido di cassa fuori dagli Stati Uniti. Ma allora, avete capito quali sono le proporzioni? Questo è il mondo che si sta profilando. Allora, l'Europa, che è un gigante economico, un nano politico e un verme militare, no? Di fronte a questa graduazione, secondo me, può reagire. Poi, se si mettono a litigare Merkel, Macron, se l'Italia non riesce a entrare nel giro, questo non lo so, ma il senso, e poi si può perdere perché gli stati italiani non hanno capito la storia, no? Però ricordatevi che questo ha fatto sì che l'Italia
abbia un detto che è la sciagura del nostro paese, Italia, Francia, Spagna, purché se magna. Capite che cosa vuol dire questo? E l'Europa, se non si mette assieme, che oggi è ancora la più grande potenza industriale del mondo, il più grande esportatore del mondo, se non si mette assieme è finita. Questo è che, in questo senso io dico, il senso della storia ci deve prendere, perché non riesco più a far capire ai giovani l'importanza della pace. Quali giovani? Quando vado a parlare alle scuole, no? Che parlo di pace, mi guardano come un dinosauro, ma la pace è garantita. Invece, quando voi cominciate a vedere tutte queste grandi differenziazioni, no? C'è l'attenzione. Io ho i miei, sono assolutamente, anzi ti ascolto come sempre con grande interesse, con grande attenzione. In casi come questi, come dire, non so, mi accorgo che non sono fortunato di non essere romano, però dice, anzi sono contento, sarei contento di esserlo, cioè la consueta capacità di comprensione e di lungimiranza. Io sono, come dire, preoccupato da altre questioni proprio per il mestiere che faccio. Ho scelto io di occuparmi di politica senza fare politica, se non scrivendone o analizzandola. Allora, una cosa di cui mi accorgo, e non riguarda solo l'Europa, ma ad esempio l'Italia, soprattutto l'Italia, è quello a cui facevi riferimento tu poc'anzi. Cioè, io credo che un paese può avere un'idea di futuro se ha il futuro. Il futuro per ogni paese è dato dalle giovani generazioni. Voi sapete che noi abbiamo attualmente 120 persone con oltre 65 anni ogni 100 che ne hanno meno di 15. Voi sapete che per gli italiani si diventa adulti più o meno a 50 anni. No, sto scherzando. E vecchi, professore universitario a 65. Sì, beh, ma guarda che secondo gli italiani, io la domanda la faccio in modo ricorrente, quando secondo voi si diventa vecchi, l'ho già forse l'ho detto anche qua, a che età secondo voi si diventa vecchi? A 85 anni, cioè visto che l'aspettativa di vita in Italia è 83 dopo morti, cioè nessuno diventa mai vecchio in questo paese. Non solo, ma noi, i nostri giovani, se ne vanno quasi tutti, voi lo sapete benissimo. Io quest'anno compiendo 78 anni ho una definizione diversa di vecchiaia. Immagino. La vecchiaia arriva quando le candeline costano più della torta. Sempre aggiustare facendo la torta più grande. Esattamente quello che volevo dirti, questo è il problema, cioè, lì c'è un problema di tavolo. Però seriamente l'età mediana nostra è 46 anni. No, 49 adesso. Ah, già 40, 49. Sono 40. L'età mediana del che non è la media, è mediana, è mettere mediana, tutti, tanti tutti più vecchi, gli italiani li mettete giovani in fila e prendete quello in mezzo. È il mediano. Nel Mali è 17,5. Sì. E negli altri paesi del Sahel è circa la stessa età, per cui mi ricordo il presidente del Senegal che mi diceva, sa, noi raddoppiamo 15-16 anni, sa da dove vengono? Vengono tutti da voi. Questo certo. È quello che è. Eppure noi siamo per il terzo anno di fila in tra virgolette deficit demografico. Noi parliamo degli immigrati, però noi abbiamo avuto anche quest'anno un emigrazione di circa appunto quella cifra, 100.000 persone, ma i nostri emigranti sono prevalentemente giovani, istruiti e con dotati di professionalità. Cioè noi siamo sempre più vecchi, con sempre meno giovani e tutto sommato ci priviamo della professionalità. Io sono quelli che schizzano in piedi quando sentono parlare della fuga dei cervelli, perché i cervelli per fortuna sono liberi e vanno dove vogliono. Però proprio per questo, a quel punto, dipende dalla capacità che ha un sistema territoriale, l'Europa e nel caso nostro l'Italia, di intercettarli. Se da noi vanno soltanto all'esterno e non rientrano e non siamo in grado di intercettarne altrettanti, allora il problema è che onestamente... Ti aggiungo una pittura economica.
cosa costa, non che cosa spende, perché poi paga lo Stato. Formarlo, che cosa costa un ragazzo dalla scuola materiale al PhD? Se fai i conti veri, non meno di 400.000 euro. Questo è il conto, fai quello che costa, le metà, la media, le cose dell'università, il posto all'università, tu fai 400.000 euro al Regno Unito di Gran Bretagna. Noi siamo per la risoluzione dei nostri investimenti, investiamo in un futuro che regaliamo ad altri. Però posso chiedere una cosa, partendo da questa sensazione di accerchiamento che viene dal suo discorso dell'Europa, appunto, che deve essere unita perché c'è la Cina. Peraltro ero a Davos dove Xi Jinping viene sostanzialmente festeggiato come una sorta di campione mondiale del liberalismo, e sappiamo bene che poi la reciprocità è molto limitata, no? E anche lì volevo chiedere al professore di economia, stanno saltando tutta una serie di parametri economici che ci hanno anche resi più deboli e più vulnerabili rispetto agli altri. Per esempio, la globalizzazione, oggi persino il Fondo Monetario Internazionale dice che la globalizzazione, beh, insomma, per il primo mondo ha significato un aumento delle disuguaglianze, perché dobbiamo ammettere che oggi che lo stipendio italiano a un certo punto ha cominciato a competere con quello taiwanese, con quello cinese, eccetera, e alla lunga questo ha schiacciato i salari, ha creato quelle disuguaglianze di cui lei parla in quest'ultimo libro molto bello, questa libro intervista è piano inclinato. Abbiamo Draghi, che il presidente della BCE, che dice ai sindacati battetevi, perché non così esplicito, ma insomma lo fa capire che i sindacati devono battere perché per maggiori stipendi, perché gli stipendi sono spingono l'inflazione, quindi la crescita, cioè tutto un rovesciamento di parametri economici che noi abbiamo assunto sin dalla giovinezza come parametri positivi, la globalizzazione, il liberalismo, eccetera. E invece dobbiamo fare i conti con un mondo in cui questi valori ci hanno resi fragili, o no? Certamente, perché l'abbiamo mal gestita, non abbiamo regolato le nostre cose, però attenzione, che non dico siamo vicini a un riaggiustamento, però ci sono degli elementi che abbiamo visto. Quando io ho cominciato a studiare la Cina, era l'85, dopo Cristo, non prima di Cristo, non confondiamo, era l'85 e ho fatto un articolo che era 1,40, cioè il salario cinese per ora, il costo del lavoro cinese per ora era un quarantesimo del costo italiano. L'articolo che dovrei fare oggi è 1,4. È sempre una differenza, a parte poi che noi abbiamo una produttività media ancora maggiore, però c'è stato un cambiamento enorme e questo è diventato un paese con un grandioso potere d'acquisto. Dobbiamo vedere quelli che sono i danni della globalizzazione e i danni della nostra incapacità di aver capito questi problemi, di aver reagito. Ad esempio, di fronte a quello che voi mi dite, avere una qualsiasi imposta sull'ora lavorata è una follia. Perché? Perché il lavoro è fisso ed è quello che è in concorrenza. Voi invece non tassate il capitale perché scappa via, no? E si tassa il lavoro e si aumenta ancora questa differenza. Ci sarebbe lo stesso, perché quando la differenza è così grande evidentemente non rimediamo, però abbiamo avuto questa difficoltà nel reagire. Adesso, a mio parere, possiamo andare verso un periodo di migliore aggiustamento, ecco. I salari continuano a crescere molto più forte in Asia che in Europa, ecco. Però dobbiamo governare questo processo con tutta una serie di rimedi. Vabbè, io ne parlo parecchio, alcuni possono essere attuati, altri no, e noi abbiamo reagito con una ad esempio diminuendo, non dico noi Italia, in tutto il mondo occidentale le aliquote di imposte per i ricchi, ma diminuendo fortissimo, cioè dal 70% degli Stati Uniti al 27-28%, cioè è successo una rivoluzione globale, ecco. E allora, di fronte a questo, è chiaro che abbiamo avuto ancora un aumento della differenziazione e una classe più bassa in difesa, arrivare fino al punto che nei nostri sistemi occidentali chiunque parla di elezioni parla di tasse, perde le elezioni, no? Abbiamo questo assurdo che
che tutti prima delle elezioni, parlo di riduzione delle tasse, tutti sanno benissimo che non avverrà. Ma se questo parla di una più tasse o più ospedali, meno tasse o meno ospedali, questo perde le elezioni. Cioè, bisogna dire, meno tasse e basta. No, per quello che la rivoluzione del passato dai partiti tradizionali a oggi è enorme, perché un tempo c'era il partito che diceva io voglio l'imposta più elevata, sì, ma voglio più ospedali. Visto che stiamo intervenendo su questo, io a questo punto sono proprio curioso, cioè la politica è impossibile, cioè la politica è finita. Se è così, cioè non dico che la politica la facciano solo i partiti e quei partiti soprattutto, no? Però tu fai l'esempio, e facciamo l'esempio degli Stati Uniti. Io ho un figlio che è andato a fare campagna elettorale a suo tempo per Obama e si è fatto porta a porta. Era a Filadelfia, cioè nei quartieri neri. Cioè adesso uno dice porta a porta, ma com'è? Ma non hanno i partiti di massa, però andavano nel porta a porta i quartieri dove usciva la pistola prima della persona, perché erano quartieri, diciamo, marginali, esattamente, difficili. E così sono dovunque, utilizzano le tecnologie in modo sistematico. Ogni strada sanno chi c'è, hanno gli orari. Tot a mezzogiorno vai davanti alle università e recluti nuovi militanti, dopo vai in giro a fare campagna, dopo ti metti a telefonare in altri stati dove gli orari sono diversi e fai campagna telefonicamente. Saranno anche non partiti dove è finita la politica, però ragazzi... No, adesso abbiamo, attenzione che abbiamo fatto un passo ulteriore o stiamo facendo un passo ulteriore. Le tecniche della Cambridge Analytics sono ancora più avanti, cioè tu non hai più bisogno di fare il porta a porta perché c'hai miliardi di dati per cui tu cogliessi caratteristiche individuali soggettive della persona. Individui vai da una saia di 44 anni con un potere d'acquisto di $40,000, certo. E la miri così. Stiamo di fronte a un cambiamento impressionante. Ma la politica, cos'è la politica ancora possibile? Beh, cioè, te lo chiedo a te, cioè perché ti conosco. Perché molti sono. Perché se tu mi dici di no, io mi preoccupo. No, ma la proposta politica qual è? No, perché se i termini globalizzazione, liberalizzazione non si possono usare più, perché secondo me, a mio modestissimo parere, poi me lo direte più autorevolmente voi, ma se sono entrati questi in crisi questi termini nell'accademia, se a un certo punto hanno cominciato gli economisti a dire abbiamo sbagliato, la globalizzazione l'abbiamo venduta come qualcosa di assolutamente positivo e paradisiaco, non lo è, le liberalizzazioni neanche, eccetera, eccetera, non c'è ancora responsabilità dei partiti tradizionali che certo. Troppo tardi hanno riconosciuto questi errori. Certo, la rivoluzione venne lanciata da leader di partiti tradizionali, perché Reagan e la Thatcher quando hanno cambiato veramente il mondo, ed è, poi lo vedete dalle statistiche, fino all'80 c'era una convergenza, non fortissima, non mica l'età dell'oro, ma verso un minimo di uguaglianza. Da allora aumenta la disuguaglianza perché c'erano delle idee forti che erano, come dicevo prima, in favore della disuguaglianza, che tutti sostanzialmente hanno appoggiato e hanno approvato. E adesso, onestamente, poi chi la propone mi dice che faranno delle correzioni, per cui quello che dicono non è vero, ma l'idea di base della flat tax, cioè del tasso di imposta sui redditi uguale per tutti, è assolutamente contro qualsiasi principio di ascensore sociale, di umanità, eccetera. Ma si possono fare degli aggiustamenti, ma perché dovete prendere una bicicletta vecchia e poi aggiustarla? Ma prendete la bicicletta nuova, che è meglio, no? Questo è quello che io penso. Però l'idea della flat tax ha un fascino colossale. Questo è quello che nella gente comune, perché io non voglio sapere di Stato, non voglio sapere di dirigismo, e questo è un problema che io constato e che ci vuole una grande pazienza spiegare. Ma non c'è un problema proprio di, appunto, di valori tradizionali dei partiti che sono in crisi?
Cioè, guardate, io non faccio, a volte non voglio, non le dico neanche a metà queste cose. Ci sono delle cose, come dire, delle affermazioni, delle verità che sono di fronte a tutti. Cioè, se facciamo riferimento al passato, i partiti sono partiti, participio passato, non tornano, quelli lì no. Però la politica è altro, e c'è comunque, e se un vantaggio, un valore avevano, hanno assunto, per come l'abbiamo conosciuti noi, quei partiti, è perché rendevano praticabile la democrazia. La democrazia, voi sapete, è demos e kratos, cioè popolo in senso di cittadini, cioè società e governo. I partiti riuscivano a erano uno dei modelli attraverso i quali, dei metodi attraverso i quali tu rendevi compatibili tutte e due queste polarità, cioè permettevi, tra virgolette, alla società di interloquire con il governo. In che modo? Ad esempio selezionando la classe dirigente e tenendola sotto pressione, cioè sotto controllo. Garantivano dei canali di comunicazione. Allora, poi è evidente che la politica è cambiata, e anche la democrazia. Cioè, noi siamo passati da una democrazia dei partiti a quella che, appunto, vi dicevo, viene definita la democrazia del pubblico. Nella democrazia del pubblico valgono altri metodi, altri criteri, altri canali. Perché? Perché la democrazia, proprio perché è comunicazione tra società e governo, ha a che fare con i media. I media sono i mezzi di comunicazione, ma i media sono anche quel che sta in mezzo. I media sono i mediatori, i media sono le mediazioni. Io sono un sostenitore delle mediazioni, sono un sostenitore della democrazia mediata, sono un sostenitore della democrazia rappresentativa. Ho nostalgia dei partiti, non di quei partiti, ma dei partiti. Sapete cosa mi preoccupa? Ve lo dico proprio da studioso di questi fenomeni oggi. Io so bene che la sfiducia, guardate, è un sentimento democratico, non preoccupatevi, cioè, vivevano i padri della democrazia francese, cioè, perché Tocqueville, Montesquieu, perché la separazione dei poteri, perché scrivevano: noi dobbiamo avere fiducia nei confronti di chi viene eletto, di chi è, perché vuol dire che è migliore degli altri, però bisogna stare attenti, perché chi è migliore tende a essere ancora più migliore, ancora, scusate, più migliore non si dice, ancora migliore. E allora cosa significa? Bisogna che vicino a ciascuno ne mettiamo un altro che possa controllarlo. Per cui la sfiducia, la fiducia limitata, è una virtù. E però il problema è che noi oggi siamo in una società fondata sulla sfiducia. E sapete perché è fondata sulla sfiducia? Non è solo colpa della scomparsa dei partiti, ma anche di quello. Cioè, i partiti come li abbiamo conosciuti erano dei luoghi e degli ambienti di socialità. Tu incontravi le persone, tu ti misuravi con le persone, tu discutevi con le persone, ti contrapponevi alle persone. Oggi tu hai il mito della democrazia di fatto fondata, ad esempio, su internet, vabbè, digitale. Nella democrazia digitale sapete qual è il problema? Che tutti sono in contatto con tutti e tutti sono sempre da soli. Per cui se io misuro con i miei sondaggi la relazione tra la fiducia negli altri e il ricorso e l'uso del digitale, il ricorso al digitale, quindi io mi accorgo che esiste una relazione diretta, cioè tanto maggiore il tempo passato su internet, tanto minore la fiducia non nelle istituzioni, ma negli altri. Allora cosa vuol dire? Che dobbiamo smettere di, come dire, di utilizzare il digitale o la rete, ma manco per niente. Però io credo che stare bene con gli altri, partecipare, faccia bene in sé. Penso che stare con gli altri sia meglio che stare sempre da soli. Allora la politica ha questo compito, ricostruire la società. Ma la sfiducia non è appunto un elemento... La sfiducia
fiducia è un elemento però costitutivo invece di molti partiti populisti, no? Che sono connotati sostanzialmente spesso dalla xenofobia, da questa paura del diverso, dell'altro e dell'immigrazione, e quindi, come dire, sono anche partiti, visto che la migrazione e le immigrazioni continuano a esserci, che sono destinati anche a rimanere, e sono, mi viene in mente appunto questo famosissimo saggio di Angus Deaton, che è un Nobel per l'economia, che ha scritto un paper fondamentale anni fa, individuando una sorta di crisi dell'uomo bianco, no? Lui ha calcolato i tassi di mortalità tra i 45 e i 55 anni americani e ha notato che negli ultimi anni muoiono molto di più degli afroamericani o dei latino, dei latinos. Che cosa significa? Che hanno in qualche modo, perché hanno ricominciato a morire di cose assurde, come almeno a noi sembravano assurde magari, come l'overdose, di infarto, di cirrosi, cioè di malattie legate all'infelicità, al disagio, alla depressione, eccetera. Cioè, l'uomo bianco, l'hanno chiamata la visione dell'uomo bianco, anche alla fine il sogno americano. È la sindrome del benessere, cioè chi sta meglio è più esposto a questo tipo di rischi. No, che in qualche modo anche... Ha un ritmo di vita, uno stile di vita, tra virgolette, più borghese. Volevo chiedere se c'è anche questo in Europa, perché Dito naturalmente fa una cosa sull'America, e poi sappiamo chi ha votato Trump in qualche modo, no? Se i populisti in Europa si nutrono dello stesso, in qualche modo, della stessa paura, no? Ma il populismo di per sé, cioè, non ha una sola definizione, non è necessariamente xenofobo. Il populismo è l'affermazione dell'esistenza di un popolo senza differenze unito dal nemico. Il nemico è normalmente l'elite, chi comanda. Hai bisogno di un nemico per trovare un motivo di unità, senza mediazione. Per questo io parlavo, facevo l'elogio della mediazione. Cioè, per cui secondo me, ma in Europa c'è evidentemente, ma in Europa ad esempio noi cominciamo a mettere in discussione Schengen. Cioè, c'è una domanda di nuovo del ritorno delle frontiere, per la paura di altri che... come se le frontiere potessero fermare gli altri, peraltro in tempi in cui la comunicazione avviene attraverso la rete, che le frontiere proprio le bypassa. Al massimo tu hai gli hacker che vanno anche, che interferiscono in tutte le elezioni mettendo in circolazione news più o meno fake, insomma. Allora, da questo punto di vista io torno e batto sul martello su quello che è il mio... mia questione. Io non voglio immaginare e pensare che siamo la morte della politica definita da noi stessi, perché ormai non c'è più alternativa ai metodi che abbiamo adottato in passato. Ci sarà la possibilità di fare politica in tempi digitali, in tempi anche di sfiducia, in tempi nei quali di fatto i soggetti tradizionali che l'hanno garantita non funzionano più. Per me, se ormai i primi due partiti, gli equivalenti, gli epigoni di socialisti democratici e democristiani o liberali non reggono più, perché in Francia nessuno dei due è andato al ballottaggio, per dire, appunto, allora vuol dire che è colpa loro, che non erano in grado di svolgere quel metodo, visto che io sono convinto che la democrazia mediata, non solo dei media, sia ancora adesso, vabbè, come diceva qualcuno più autorevole di me, il peggiore dei mondi e dei metodi possibili, escludo tutti gli altri. Cioè, io dico, se vogliamo salvaguardare questa nostra democrazia, dobbiamo, come dire, rassegnarci alla politica per sopravvivere. Pessimista però, no? Come? Lei mi sembrava, professore, prima più possibile, no, se lei mette in discussione addirittura... No, ho fatto un'analisi e ho sottolineato delle prospettive future che a mio parere sveglieranno l'Europa, perché di fronte a questo noi abbiamo delle strutture che ancora pensano, abbiamo un'organizzazione civile, abbiamo del fondo. Abbiamo un po' di storia, no? Abbiamo la storia, non ci siamo ancora resi conto della priorità di queste cose, no? E
ce ne renderemo conto molto in fretta, no? Quando, ripeto, queste nuove caravelle cominciano a creare milioni di disoccupati, no? A cambiare totalmente la struttura commerciale, a allarmare la società, in quel momento noi reagiremo. Voglio dire, quando io proposi il sistema satellitare Galileo, no? Che c'è il GPS americano, dico, cioè, ma gli inglesi dissero, erano naturalmente dalla parte degli americani, no? In modo assolutamente comprensibile, se vogliamo, cominciarono a dire costa troppo, non si può fare, eccetera, eccetera, non è necessario. Quando queste disparità cominciano a ferire la struttura sociale, io sono convintissimo che ci sarà una reazione diversa, cioè noi faremo un discorso di resusciteremo le nostre forze. Io sono convintissimo, quindi non sono pessimista di fondo, dico abbiamo bisogno di acquistare il senso della storia, la disparità che oggi c'è nella forza politica della Cina e degli Stati Uniti, che è enormemente più grande della nostra, ma noi abbiamo la capacità di recuperare se abbiamo il senso politico, quindi non sono un pessimista, ma realisticamente devo considerare come stanno. Ma temo che questa sia una giusta osservazione geopolitica, la politica ha a che fare anche con la vita delle persone. Cioè, se io non la, se non me ne rendo conto qui, cioè io appunto quando, dico banalmente, io che ci sia una domanda la vedo, perché vedo questi, vedo tutta questa gente qua, e quando andiamo a parlare nel, ci siamo stati la settimana scorsa anche, ormai siamo una specie di format, insomma, cioè siamo stati a Venezia, era strapieno anche in quel caso, cioè, ma al di là del fatto che magari è la presenza di Romano Prodi che attira, però questo, il festival di Ferrara intercetta e catalizza tanta gente, perché c'è questa domanda che non è solo geopolitica, ma è di politica della vita quotidiana, di luoghi di incontro in cui stare con gli altri è meglio che stare da soli. Imparato a fare il populista anch'io. No, ma quello proprio, tu interpreti proprio quello che voglio dire, cioè il problema mio è di vedere qual è il momento del risveglio, il momento del click, no? Che io ritengo avvenire quando tu ti trovi che questi giganti, che sono tutti cinesi europei, ti sconvolgono la struttura economica del nostro paese, no? Quando vado, voglio dire, sono un po' una massaia, no? Vado, mi incuriosisco, sento i prezzi, eccetera, vado a comprare un freezer che mi è capitato, che si è rotto durante l'estate, e tra l'altro avevo dentro della carne, ed immaginate voi che cosa è successo. Allora chiedo, ma come vanno le vendite? Ed è interessantissima la risposta. Dice, ma abbiamo un sacco di gente che viene e poi comprano in rete. Ma guardate che questo vuol dire il cambiamento di tutto il paese, perché spostando questo voi devastate tutta una struttura sociale. Allora il discorso di creare una nostra rete, di creare delle strutture che possano arginare queste, è indispensabile. Quando io faccio l'abbonamento in rete del Corriere o di Repubblica, io non lo so se capiti anche con le stesse quote con l'internazionale, ma al detentore della piattaforma ci va quasi un terzo. Ma voglio dire, ma vi rendete conto dello spostamento di ricchezza che questa viene? Per fortuna che abbiamo ancora delle strutture produttive straordinarie, per fortuna che nel prodotto raffinato, nell'automobile di lusso, nella macchina complessa, l'Europa è ancora molto capace di andare avanti. Però è interessante che Romano Prodi va a comprare un frigo, non chiede vorrei un frigo, ma come vanno le vendite? Comunque, volevo chiedere.
si preoccupa, a parte che ti conosco, ma uno si preoccupa. È ovvio che secondo me bisogna... Però io accoglierei un pochino la provocazione di... Diamanti sulla mancanza di proposta, perché noi non possiamo sempre essere l'Europa perché c'è la crisi, perché bisogna fare la moneta unica, perché bisogna... dov'è la proposta politica? Allora, Macron e Merkel hanno tentato adesso di formularne una. La convince questa cosa di fare il ministro del tesoro unico, quello monetario? Questo è ancora sospeso, avrà dei problemi. Una cosa mi convince... che ho detto fin dall'inizio, saranno obbligati a farla, la difesa europea, perché la Francia è rimasta l'unica con l'arma nucleare e col diritto di veto. Adesso che la Gran Bretagna se n'è andata, piangiamo, però non più di tanto, andiamo avanti. E a questo punto la Francia ha perso valore di fronte alla Germania in un modo terribile. Ha bisogno e vuole con questo nuovo leader pesare di più. Che strumento ha? Uno solo. Tenere il diritto di veto e la nucleare, ma metterle a disposizione di una politica di difesa europea comune. Perché lo può fare? Perché la Germania ha tutto l'interesse di fronte a un Trump, ed è il motivo per cui ho detto prima, Trump alla fine sarà il più europeista, di fronte a un Trump del tutto imprevedibile, che un giorno dice una cosa, un giorno un'altra, la Germania sente il bisogno di diventare più forte militarmente senza creare paure, senza creare problemi. E l'unica via è questa europea, questa è realistica. Sul Ministero del Tesoro, speriamo, ma qui è molto più complicato perché abbiamo degli interessi nazionali divergenti che si sono incrostati. Improvvisamente trovo che nella difesa invece si può... Allora, ma pensiamo un po' alla storia. Quando è stato fondato lo Stato moderno, no? Westfalia, quali erano i due pilastri dello Stato moderno? La moneta e l'esercito. Ne abbiamo fatto uno, anche se traballo un po', l'abbiamo fatto, facciamo l'altro e l'Europa si lo costisce. Cioè, concretamente questo è... Sì, non è un po' sulla difensiva l'Europa? Sì. No, ma io, cosa volete? Io sono... guardo l'altra faccia, che può essere l'altra parte, avete capito io. Per mia deformazione professionale sono molto interessato ai rapporti fra società, politica e territorio, per cui io credo che non sia possibile uno Stato né un'unione di Stati se tu non hai una politica che leghi la società allo Stato. E sono anche convinto che la politica esista e possa avere quella cifra di cui parlo io e che io considero come rilevante nel momento in cui non è fondata, scusate, solo sulle paure. Io lo so che la paura è uno dei fondamenti della politica. Tu fai politica e costruisci le tue istituzioni per, tra virgolette, difenderti, però alla fine la politica riesce a ottenere dei risultati nel momento in cui si integra con la società. Il mio vero timore oggi è questo, cioè, come vi ho detto prima, ci mancherebbe, io ho cominciato a per necessità per professionale a utilizzare la rete, che ero ancora giovane, quindi figuratevi, gente appena è emersa, è apparsa, però mi rendo conto che una politica fatta e risolta assolutamente e solo attraverso la rete digitale è una... tra virgolette, disumanante, nel senso che non fa riferimento alle persone. Intendo dire questo, cioè occorre che comunque la politica abbia non solo degli obiettivi, ma abbia anche un suo luogo naturale che è la società. Io non riesco a immaginare la politica senza la società. Se la politica non si alimenta di società, allora non c'è. Allora sparisce, cioè, faccio un esempio, e guardate che io ogni anno faccio un rapporto annuale sugli italiani e lo Stato, lo chiamo, io ho visto aumentare, allargarsi la quota di persone che partecipano
in senso lato, partecipano o al problema del quartiere o al problema dell'ambiente o fanno un'iniziativa. Ormai è una quota che è aumentata notevolmente, una buona parte, quella per me è la politica. E ho anche un altro indicatore, ve lo dico così, in modo molto diretto. Anche se tutti questi vanno in rete, però allo stesso tempo hanno più fiducia negli altri. Cioè, se noi mettiamo se vogliamo costruire una sorta di equazione per vedere come cresce, come si abbassa la paura, sapete qual è il profilo dell'uomo spaventato? Vabbè, l'uomo spaventato, meglio, mediamente, vabbè, più anziano, comprensivo, donna, più dell'uomo, casalinga, con almeno 4 ore davanti alla televisione al giorno. Poi se va al pomeriggio e vede soltanto massacri e gli assassini che vengono riprodotti di volta in volta, cioè vengono ammazzati 3 volte al giorno, le persone immagino che qualche motivo di inquietudine in più ce l'abbiano. Poi andiamo su altri indicatori rilevanti, guardate che quello che mi colpisce di più, la paura cala e declina in modo proporzionale al grado di partecipazione sociale e al grado di relazioni con gli altri e la conoscenza col vicinato e del vicinato. Cioè io più partecipo, più conosco i miei vicini, più sto in mezzo agli altri, meno ho paura e più ho fiducia. E allora perché non approfittarne e non dire che questo è il vero messaggio, che qui ci siete non soltanto perché c'è lui, ma perché state bene, perché avete delle persone vicine, capite? Non soltanto di fatto un numero con cui comunicate. Cioè io credo che partecipare faccia bene, perché si sta bene, si sta meglio, ripeto, l'ho detto 3 volte, lo metto anche la quarta, con gli altri piuttosto che da soli. C'è dubbio, l'Italia ha... Non lo dico a te, lo dico a me. L'Italia ha più di 5 milioni di volontari, che è una roba assolutamente impressionante. È una roba impressionante. Questo è il problema, è che possano perfino con le primarie vanno perfino a votare volontariamente. Esatto. Esatto, ecco, questo è perché la politica è lavoro collettivo, non è lavoro individuale.